Non credete a tutto quello che leggete là fuori, perché si rischia di creare dei danni allucinanti, sia a livello personale, sia a livello economico, sia a livello fiscale. Perché? Perché mi sono letto il blog di un idiota che ha raccontato delle cose non vere, vere a metà, o ha confuso soltanto le acque. Per chissà quale motivo, tirare un po' di acqua al suo mulino, evidentemente. Vi racconto questa storia. Ieri parlavo con due clienti per i quali stiamo considerando, tra le varie ipotesi, anche quella del Portogallo. Parliamo di persone fisiche, imprenditori, che stiamo considerando se è del caso di portarli in Portogallo oppure altre N mete, perché come sapete le consulenze dovrebbero dare all'imprenditore una serie di possibilità e non una sola, no? Quindi non vieni a Dubai, vieni in Svizzera, no? Consideriamo le alternative di Dubai, consideriamo le alternative della Svizzera, consideriamo il Portogallo, consideriamo l'Inghilterra e poi cerchiamo di capire che cosa volete voi e qual è il risparmio fiscale che state cercando alla luce delle possibilità che ci sono lì fuori. Questo è quello che secondo me dovrebbe fare un consulente, che 9 su 10 non fa. Ma il punto è ancora più grave di quello di oggi. Questo è semplicemente un atteggiamento commerciale che a me non piace, quello di offrire un'unica soluzione. Altra cosa, secondo me assolutamente pericolosa e dannosa per l'imprenditore o per la persona che stiamo trasferendo, è scrivere informazioni false sul blog, comunque dappertutto. Anche fatto in buona fede genera confusione. Allora, io, tra l'altro, in primis non credo nella buona fede di determinati consulenti, ma al di là, anche se ci fosse la buona fede, le cose vanno controllate quando si ha a che fare con la responsabilità di un cliente che stiamo trasferendo. Cioè, è una responsabilità importante, non è uno scherzo, cioè non è che questo va lì e poi dopo magari non ci vuole stare, non gli piace o le conseguenze sono diverse da quelle che gli abbiamo prospettato. E questo era esattamente il caso. Comunque, diciamo, attacchiamo la Skype con questi due clienti. Dopo 5 minuti mi girano un link di un blog. Chiaramente non citerò la fonte perché non merita neanche la mia considerazione, e dove si danno delle informazioni assolutamente erronee sulla situazione del Portogallo. In Portogallo c'è stato un gran vociare nel corso degli ultimi mesi perché diciamo che c'è stata un abuso, ma non è neanche la parola giusta. Allora, alcune associazioni di categoria in merito alla discriminazione che il Portogallo oggi per gli iscritti all'NHR fa rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, hanno sollevato la questione nei confronti della Commissione Europea. E quindi hanno detto: guardate, questi che non pagano, detassano le pensioni, si stanno prendendo tutti quanti i nostri pensionati. Non va bene. La Commissione Europea, che è quello che fa, è un organo di controllo, cioè cerca di capire se c'è una concorrenza sleale tra stati, ve la dico in maniera semplice, questo fa, è un organo di controllo. Gli vai a dire: guarda, Tizio ha fatto una cosa sbagliata, intervieni, Caio ha fatto una cosa sbagliata, intervieni. Stesso tra stati, cioè la Commissione Europea, se se ne accorge, lo può fare da sola d'ufficio oppure lo può fare sollecitata tramite delle azioni ad hoc da parte di uno Stato membro. E questo è stato il caso, quindi è andato a dire al Portogallo: guarda, non mi sta bene che tu detassi le pensioni al 100% perché gli altri si stanno venendo a lamentare. Va bene, il Portogallo prende, porta a casa e valuta nella Budget Law 2020, quindi la loro legge di bilancio, di introdurre una flat tax del 10% sui redditi da pensione e solo sui redditi da pensione. Punto. Infatti era un argomento di cui avevo discusso anche con altri clienti. Mandiamo l'NHR, che sarebbe il non habitual resident portoghese, lo levano o non lo levano? Guarda, fino ad oggi non c'è in nessuna legge di bilancio che lo prevede. Comunque, per tutto il 2020, se diventi residente NHR del Portogallo, mantieni un diritto acquisito una volta che l'hai ottenuto, lo mantieni per i prossimi 10 anni. Il problema ci sarà se nel 2021 si presenta una legge del genere, eccetera, eccetera. Ad oggi non c'è, lo ribadisco, non sarà comunque mai abbastanza. Non esiste nessun emendamento di applicare il 10% di flat tax ai redditi dei cosiddetti NHR, non habitual resident portoghesi. Premesso che anche se così fosse, un'aliquota del 10% andrebbe capita su quale base imponibile andrebbe applicata, quindi non sarebbe mai un 10% lordo. Ma comunque,
Ma comunque, cercando di non alterarmi, il punto è: non andiamo a scrivere cose di cui non capiamo niente, che abbiamo copia e incollato dalla rete per attirare nuovi clienti. Andiamo a scrivere cose di cui siamo almeno ragionevolmente sicuri. Cioè, bisogna ragionare sulla base del diritto, non sulla base delle fake news. Quando il cliente mi dice: Luca, ma ho letto su questo blog che sta scritto così, la prima reazione è di impazzire, perché a me cioè, mi devi portare un riferimento di legge. Ma chiaramente questo non è colpa del cliente che non è addetto ai lavori, e quindi è giusto che non consideri la cosa. Però chi si vende come tale, cioè che fa trasferimenti di residenza o riorganizzazioni aziendali, non ne capisce anche solo un minimo di fiscalità, dice di capirne anche solo un minimo di fiscalità, e allora se prima di affermare e di creare il pandemonio, semplicemente dichiarando il falso o comunque dando delle notizie inesatte, perché se poi vai a leggere quell'articolo di blog che non citerò, c'è scritto tutto il contrario di tutto, quindi non fa altro che confondere le idee. E se sei addetto ai lavori, però io mi aspetto o che mi dai una notizia vera, o che se mi dici qualcosa che infieri, se non sai che, eccetera, eccetera, o utilizzi il condizionale o mi dai un riferimento normativo. In questo momento non c'è nessuna legge nella budget law del 2020, perlomeno portoghese, che tra l'altro a causa del coronavirus è stata rimandata, quindi in realtà anche l'emendamento che riguarda la flat tax dei pensionati al 10% molto probabilmente non verrà approvato da quest'anno, quindi anche coloro che riusciranno da pensionati a diventare NHR, non habitual resident, lo ripeto, in Portogallo nell'arco dell'intero 2020, manterranno il diritto all'esenzione per i prossimi 10 anni. Quindi non diciamo falsità, non scriviamo sciocchezze in giro, perché poi ne paghiamo le spese noi, altri consulenti che invece agiamo sulla base delle norme, nel pieno della deontologia, ne pagano le conseguenze anche i clienti o comunque gli avventori, gli imprenditori più frettolosi, più sventurati, che magari non hanno la capacità o non hanno la voglia di affidarsi a consulenti perché preferiscono muoversi da soli, e si fanno dei danni. Cioè, in questo caso il cliente, su una base di una tassazione del 10%, può decidere di trasferire la sua residenza in un posto piuttosto che in un altro, di riorganizzare il gruppo in un modo piuttosto che in un altro. Ci sono delle conseguenze, lo ripeto, che sono sia a livello personale che a livello fiscale, che noi consulenti abbiamo l'obbligo, il dovere morale, etico e deontologico di prendere in considerazione. Prima di scrivere qualsiasi cosa va valutata la fonte, oppure non va scritta. E questo è il punto fondamentale su cui vorrei soffermarmi. E questo lo dico anche, come dire, ai miei clienti che già lo sanno, ma diciamo al pubblico dei lavoratori autonomi, degli imprenditori che sono lì fuori sul web. Non fermiamoci alla prima impressione, soprattutto non affidiamo le nostre conoscenze a quello che c'è scritto sul blog. E questo vale anche per il mio blog, non vale soltanto per il blog dei miei tra virgolette competitor, perché io evidentemente non li ritengo tali. Anche le affermazioni che posso asserire io all'interno dei miei articoli vanno controllate 1, 2, 3, 4 volte. Io sono 10 anni che faccio video implorando i clienti di utilizzare anche una second opinion, se non una third opinion, prima di muovere anche soltanto un passo. Però a maggior ragione lì dove non ci sono riferimenti normativi certi, non possiamo prendere per oro colato quello che c'è scritto all'interno di questi articoli. Quindi io sono con estrema calma, sto mentendo, in realtà mi sono incazzato come una iena, ho richiamato i clienti, ho detto: guardate, cioè, basta prendere, ne abbiamo già parlato, la situazione è questa, il diritto portoghese non lo prevede, non ce l'ho con voi evidentemente, ce l'ho con il consulente che vi ha riempito la testa di idee assolutamente fuorvianti. Ok? Quindi facciamo attenzione a tutto quello che leggiamo, controlliamolo e affidiamoci a professionisti seri e a non a chi probabilmente ha la quinta elementare. E va bene. È sempre un piacere, noi ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti.